Hey, check it out. Just them? Guess so. That city they're headed to, is that... Junon. Shinra territory. Come on. Ah, simulatore. Summon Fenice. Ok, quindi no, non è un nuovo posto, è semplicemente... O magari sì. Ok, siamo a Junon. Paio di domande. Sta scena... del Condor che si porta via il tipo... è venuto in mente il non morto prescelto Dark Souls 1? È messa così tanto per... O c'è Fort Condor? Ma questa zona... Vai a capire se magari si poteva esplorare da qui. Penso di no. Magari fa parte di sto spicchio. Adesso vedremo un pochettino che fare, eh. Che perché... No, scusami, quella grande... Junon, no, ok, sicuramente è chiusa da sta roba di mura, sì, come nell'originale, devi per forza attraversare le robe. Quindi sì, è una zona separata. Sviluppa intorno al golfo, l'omonima città, fortezza, è arrivata a essere la più importante metropoli dopo Midgar, grazie alla Mako e ai collegamenti aerei e marittimi promossi alla Shinra. Lo stesso non si può dire di Junon Bassa e Junon Scissa. Ok, dove molti nutrono un forte sentimento nei confronti della compagnia elettrica. Junon Scissa non mi dice niente. Junon Bassa c'era anche nell'originale. È una cosa che non parlando con gli NPC non si nota. Ah, posso chiamare il Cocobo? Non è ancora possibile, devo catturare uno nuovo. Diverse zone, caratteristiche proprie legate a ciascun territorio. Vedi orme di Cocobo, cerca i pennuti. Ok, in pratica dobbiamo rifare quello che abbiamo già fatto. Che bel paesaggio, rovinato da sti cosi. Posso tipo fare un favore alla trama, ai numen, tutto, no, eh. Where did that bird even come from, you think? There's a story about a great condor said to roost on an island's abandoned reactor. Now there's no longer any way to reach the isle. Or at least, none that I'm aware of. They just finally reclaiming what Shinra stole. Well, even if we could get there, I'd rather not bother. Didn't seem very friendly. Agreed. Let's focus on where we can go. Ok. Mi sembra tanto un indizio velato, ma mica tanto con i dialoghi. Ma quanti sono sti tipi incappucciati, al santo cielo. Mi sembra un indizio per dire al giocatore... Beh, a quello che conosce l'originale gli stanno dicendo sì, non ti preoccupare, abbiamo messo anche sta zona. Però più in generale stanno dicendo esiste questa cosa ma per ora non ci puoi andare, quindi lascia perdere. Tienilo a mente, ma... Cocobino... Cos'è, è albino o è la luce del tramonto che lo schiarisce parecchio? Sì, ok. Dobbiamo tenere gli occhi aperti per impronte di Cocobo.
magari abbiamo fortuna e incappiamo in uno di loro. Ok, sicuramente è roba. Ah, serve un cocobo qui. Cloud, if you wish to proceed any further, you'll need a hardy mountain chocobo. Ok, è un richiamo all'originale, anche se sta roba si poteva fare tipo il terzo disco. Ma in realtà anche già dal secondo, comunque molto più avanti nel gioco, allevando i cocobo. Ci sono un fottio di sti caspita incappucciati. Una panchina dove vecchi edifici, case abbandonate, forzieri, tesori dimenticati. Ah, un po' un casino perché se non esploro magari mi perdo. Mi perdo magari potenzialmente armi, materie. Ok, siamo di nuovo in quella fase. Che spettacolo però sta inquadratura, il panorama. Proprio bello rivedere Junon fatta così, questa è innegabile. Comunque sì, come potete vedere dietro le quinte ho sbloccato una torre, adesso ho preso il cocobo. Facendo un minigioco pallosissimo. Ci ho messo forse 5 minuti con i vari tentativi. Sono sembrati 200. Devi stare dietro il trenino. Magari vi mostro una clip giusto per farvi vedere un'idea. Comunque proprio... proprio l'esempio perfetto di filler e robe del cavolo. Adesso vado giusto al volo. Che c'era qua? Ah, ok, ingresso alla miniera. Potrei farmi un giretto così dietro le quinte. Presumo la zona poi finisca qui. Giusto per farvi vedere un pochettino il panorama. Tanto vado allo sgorbio per fare Fenice. C'è un'altra stalla. Oggetti. Ah, ma è vero, finisce il cavolo, devo indebolirla. Niente, raga, vediamo di fare abbastanza alla svelta. Sarà un casino fare i tagli perché, ripeto, da un lato vorrei mostrare anche a voi almeno un pochettino ciascuna regione. D'altro canto però non voglio ammattire. Comunque questo è il cocobo montano, quindi posso arrampicarmi per di là ad esempio. Bel paesaggio costiero. Sì, sarà mio libero arbitrio decidere cosa mostrarvi e cosa no. Ok, il paesaggio è bello, ma vi risparmio tutti i filler di me che vado in giro a fare il depotenziamento della Fenice. Ne ho fatti due. Spero che bastino. Dov'è il disgraziato? Accidenti. Eccolo. Permesso, pennuti. No, Claude, fare l'acrobata. Junon's Chocobo Ranch. Perhaps you were already, but the chocobos here, unsurprising, given the local industry. Lascia perdere, va. Ah, altre materie. Ok, vabbè, poi magari mi faccio un po' qualche pensiero dietro le quinte.
Ho anche comprato... Ah, non l'ho messa ad esempio. Forse non ho slot per ora. Vabbè, tanto penso di farcela anche così. Spero, dai. Cloud, troppa voglia di affrontare Fenice. Sicuramente anche qui, quindi, c'è la roba che non si possono utilizzare gli oggetti. Ha un bel handicap. Ah, ok. Roba magica, sì, immaginavo. Ah, sì? Ok. Oh, ti fa... Come ti sei ridotta così? Occhio, perché senza oggetti... Ogni KO è terribile. Ranghi magici? Cioè, devo avere le materie... Ah, vabbè, sì, perché prima ha evoluto energia. E a proposito, vediamo di energia. Caspita, Barret è quello che ha meno MP, però. Devo fare analisi anche per vedere un po'. Chi c'è l'analisi? Raga, volta sto cambio di materie. Chi ce l'ha? Chakra. Allora Barret. Pyros. Accidenti, io sto continuando ad evocare robe. Riproduzione virtuale dell'Esper. Non subisce danni finché le creature collegate non vengono eliminate. Che seccatura. Entra in tensione se subisce una quantità di danni tale da interrompere Fiamme del Vigore. Ok. Se interruzione fallisce due volte, attiva Fiamme Vitali. Ok. Parzialmente resistente a veleno. Debole a nulla, assorbe fuoco. Ok, quindi devo sbarazzarmi delle cose che evoca e tartassarlo quando fa Fiamme del Vigore. Crescita, accidenti a Pyros. Posso evocare, non è debole al ghiaccio, ma per ora Shiva mi fa comunque comodo. Ah, continuo ad evocare. Ok. Molto tosta come roba. Mi sa che sarò costretto a... indebolirlo per la terza volta. In realtà ci avevo provato prima. Ci avevo provato a prendere il secondo. Solo che era tipo bloccato da una roba. So degli attivisti, non lo so, penso che se hanno messo sta cosa la vedremo poi più avanti. Lama di fuoco, no, non è quello l'attacco che devo fermare. Pyros è andato, ma anche la mia vita sostanzialmente. So già una più HP, no, beh, non è proprio fattibile. Si para e mi paro anch'io. Dai. Variamo all'infinito, non facciamo niente. Come faccio non potendomi curare? Già sono morto. Tipo Claude mi sa che muore adesso in quell'animazione. Esatto, è morto. Lo zuccherino.
Chi l'ha fatto su quel coso che era già morto stecchito? Claude c'ha il limite ma è defunto. Che seccatura. Ce l'ha solo con Claude che è morto stecchito. Ah beh, è chiaro che non posso farcela con Claude morto. Però sì, sta roba che non si possono utilizzare oggetti è un handicap gigantesco. Senti, facciamo così a caso. Manco più intenzione. Oh, cavolo. Oh, che... Ma... Sì, ma non si capisce niente. Ho capito che gli effetti visivi sono fighi, ma intanto che fanno capire al giocatore che caspita sta succedendo. L'ho interrotto, non ho ben capito. Nah, beh. Vabbè, comunque è andata senza Claude. Niente, mi sa che devo per forza avere il terzo potenziamento, che per ora... Cioè, il terzo indebolimento. Per ora non posso avere. E comunque, riguardando qua nel simulatore, visto che... Titano, ecco, 3. Ci sono 3 cose lì. 3 pallini, qui 2. Quindi li avevo sbloccati tutti e 3. Già, ma come ricordavo più, figurati. Analyzing one's failures can prove ah, sparisce la mia vita. Ok, parentesi sgradevole. Purtroppo inutile per quanto riguarda la roba di Fenice, che quella che mi importava di più. Torniamo a noi. Torniamo alla storia. Quindi io vi farò un mega taglio di tutta sta roba. Cioè, vi mostrerò sti tentativi con Fenice. Farò un mega taglio, quindi per voi è tutta roba snella, ma per me che cosa? Un'ora? Eh sì, sembra una scemenza, ma per andare in giro a attivare le torri, per vedere dove si trovano i tempietti e poi attivarli, tra una cosa e l'altra, ci sono i combattimenti sotto le torri, poi sistema l'equipaggiamento per provare Fenice... Una cosa e l'altra, un'oretta di gioco. Gioco completamente noioso, inutile. Quindi comunque, voi non vedete niente, ma io le energie le ho sprecate. Non è che ho dovuto risolvere disequazioni di quinto grado, plurimo... E che cacchio ne so, dico robe matematiche a caso. Però comunque un po' di energia mentale si è prosciugata. Già che ci pensa la storia a prosciugarla. Penso che possiamo passare per l'ingresso principale. So all of this is Junon? Everything above us. Below is under Junon. Little more than an impoverished fishing village. Figures. Shinra's always gotta have someone to stomp on. It's their friggin' MO. Sì, questa cosa nell'originale si poteva notare poco, solo interagendo con gli NPC. Ma in pratica è la stessa situazione di Midgar. Di sotto... la gente comune e di sopra i più ricchi. Che bello. Aspetta, bella grande. Vedete che posso scendere da sto pennuto. One moment. Welcome to Under Junon, our sunless oasis. My name is Rhonda. I'm the mayor and sheriff around these parts.
What? Avalanche, huh? That depends on who's asking. A woman who could turn you in. And be $100,000 richer for it. Well, you know what they say. Can't take it with you. And Aerith to boot, huh? That's another $500,000 on top. $500,000? Down here, though, we know when to turn a blind eye. Consider our lips sealed. Sorry, but I call bullshit. Well, I don't think you would if you knew even half of what my town's been through. You don't like it? Leave. But over there, there's a quiet little inn where everyone's welcome. Any guys in black robes pass through? Not that I saw. Did see some black suits, though. Two guys and a girl. Looked pretty tough. Well, well. They made a beeline right for the elevator. Now we're talking. No, don't even think about it. In case it isn't obvious, upstairs is Shinra turf. And the same goes for the elevator as well. Don't ask me what, but the company's got something big planned up there, and security is tight. You start anything? Anything at all? And there will be consequences. $500,000 guil. Vendiamola subito al mercato nero. Porca miseria, raga, ci compriamo una villa a Costa del Sole e vi saluto. No, aspetta, in realtà nell'originale quanto costava? 1 milione di guil, forse? C'era sta roba della villa? No, forse era un rumor, adesso non mi ricordo. Comunque, non capisco tanto lo zufolo musicale in sottofondo, tipo indiani d'America, ma vabbè. Don't care what she said. There's gotta be black robes around here somewhere. So how are we gonna find them? That would depend on where they are headed. If they mean to continue west, there are only two ways off this continent. By sea or by air. Right. Might want to ask around town then. Locals will know routes not on the map. May have even seen stragglers pass through. Or got boats for rent or something. How about we meet at the inn when we're done? Sounds good. And remember, low profile. Giocatore di Regina Rossa, salutamelo. Lui è la Regina Rossa. Ok, a me interessa solo... Beh, gli equipaggiamenti mica mi fanno schifo. Ah, anche i manuali. Vediamo se c'è roba nuova. No, questo è solo per potenziare. Non posso comunque comprare... Vorrei fare anche loro, anche se non li ho equipaggiati. Sì, Iris l'ho messa un po' fuori team. Many years ago, this stretch of ocean was home to the Republic of Junon's capital, a floating city built atop a fleet of interconnected ships. Ok, so dici tu. Now, that once proud metropolis is mere flotsam, courtesy of Shinra. In its place, the company built a new, unsinkable city of steel to stand as a warning to any who might dare to oppose them. Or so I was taught. Ho detto un sacco di cose. Many years ago, this floating city built. You see that? No need for muck. Mi interessa vedere i negozi, ovviamente. Se hanno materie, armi nuove. Ah, poi non ho più preso quelle del cretinetto. Ah, questo è un giocatore, lasciamo perdere. Anche qui c'è un pilastro.
E interessa poi vedere anche se posso chiacchierare con la squadra, aumentare i rapporti. C'è ancora molto tempo prima dell'appuntamento al Gold Saucer. Sarà la seconda visita del Gold Saucer. Ah, eccoci, adesso vedo il discorso delle materie. C'è ancora tempo, ma devo fare attenzione a questo discorso. Ok. Sto discorso dei rapporti di squadra, diciamo. Ok, visto un pochettino, oggetti, craftato anche qualche roba. Dov'è Tifa? Caspita, qua c'è Iris. Qua c'è Barrett. Però questa è una gran seccatura per chi conosce l'originale e magari vuole, perché capisce che sta roba serve almeno per quell'appuntamento, forse anche per altre situazioni. E magari c'è una preferenza, dice guarda, voglio che quell'appuntamento sia con Tizio, Caio. Quindi c'è uno è spinto a ignorare gli altri, ed è un pochettino un peccato. Shinra's saying it's only a temporary prohibition, but people gotta eat. Anyway, short of stealing the boat and causing a scene, both us and our black robe friends are SOL. Qua informazioni e poi riposati nella locanda. Sì, ok, sempre stessa roba. Ok, quindi non è stato un dialogo per cambiare il rapporto. Ok, anche in questo caso. The people here, they hate the lack of sunlight, but not me. I like it this way, though I'd never tell them that, of course. Must be a crowd up there. Tipo mezza agorafobica. Qua si può giocare. Queste secondarie. Sa, magari fuori camera. Ah, anche con lei è positivo. Forse perché ho fatto le sinergie o altre robe. Non lo so. Cioè, avendo fatto cose in giro per il mondo, avendo lei in squadra. E qui è chiuso. Beh, direi che possiamo fermarci alla locanda allora. Hello there. Room for one. Help! Somebody, please! Help! Anybody, please! È Priscilla. Oh, that non si muove. You're some kind of fighter, aren't you? That was Priscilla. And from the sound of it, she needs a tough guy like you to lend a hand. We gotta go! Now! There's a monster attacking the boat! Quanto sono altruisti, sono fiondati subito. Senza neanche pensare che magari è una trappola. Oh, vacci piano, Altair. Attention! On it!
il Magikarp di Final Fantasy VII. Stavo pensando, chissà quando è che introdurranno Yuffie e come lo faranno. Ecco la risposta. Allora, lì per lì pensavo... Barrett è incapacitato. Oh, si sta stressando che è una meraviglia. Comunque sta donna fa faville in aria. Facciamo tuffo vorticoso un po' così a caso. Barrett, facciamo analisi. Terrore abissale. Ok, se abbiamo anche il fermo immagine di Tifa a mezz'aria. Dicevo, sì, ok, quindi hanno introdotto Yuffie e lì per lì pensavo sarebbe stata una situazione migliore rispetto a quella che c'è nell'originale. Se avete visto il mio video sui problemi di trama di Final Fantasy VII, c'era anche sta cosa che lei era un personaggio opzionale, secondo me non era il caso, eccetera eccetera. Anche proprio come si univa comunque l'incontro, era tutto pagliacciosino. Qui c'erano le premesse per una cosa molto più sensata. Lei si trovava qui perché ok, e c'è sto mostro marino, l'aiutano e poi si unisce. Bene. Quindi pensavo, e ovviamente c'è il boss, quindi pensavo che unendo le due cose avrebbero tolto la roba del delfino, che era una cosa pagliacciosissima. Nulla di grave ovviamente, ci mancherebbe altro, ma speravo che con l'occasione saremmo sbarazzati anche di quello, invece l'hanno messo perché capito. Sephiroth, Genova, gli eventi importanti della storia li fottiamo allegramente perché è un remake e nei remake bisogna stravolgere tutto perché sti gran cavoli. Però attenzione, il delfino del cazzo lo dobbiamo mantenere, va bene. Lo ripeto ancora, non è nulla di grave, la prendo col sorriso, ma che caspita. Levita ed entra in tensione dopo aver subito una determinata quantità di danni alla testa mentre è in acqua. Ok, quindi me ne faccio niente per ora. Se le bolle d'acqua vengono distrutte, libera le prede. Non dice nulla per furto, vulnerabile a veleno. Non è resistente a... coso veleno, quindi potrei utilizzarlo. Resistenza elevata a ghiaccio. E parziale a fuoco. Ricevuto. Elettrico. Domanda. Ok, Tifa. E basta. Abbiamo solo Tifa. Però, ecco, mettiamogli l'herpes intanto. Poi... oh, sta facendo robe. Io direi... Claude. Una mega pozione a Barrett perché lo vedo male. E Tifa. Oh, io ho fatto un critico vulnerabile. Ok, ha detto che... aspetta, all'infinito sta attacco, spettacolare. Va d'acqua, distruzione riuscita, fantastico. È in aria, ce la faccio a... con Barrett niente. Qualcosa di aereo. Accidenti. Dai che manca poco. Come posso sfruttare la roba? Non ho abbastanza barre. Me ne manca una con Tifa. Vediamo se ce la facciamo. Dai Tifa. Dai Tifa. Ok, quindi voi intanto... ah no. Beh sì, certo, devo utilizzare, quindi... vabbè. Però non ho abbastanza tempo sicuramente. Ok, utilizzata. Finale unito, ok, questo è nuovo, l'ho sbloccato. Ecco, acrobatico, Claude e Tifa, sul bersaglio stremato, maggiore potenza, estremo prolungato. Ottimo, speriamo sia istantaneo. Oh no, dai, il tempo dell'animazione. What now?
It's right under us. Cavolo. Head scratch. Oh, che figo. Posso evocare? Facciamo fare a Barrett. Debole elettrico non ce l'ho. Le alternative, no. Molto resistente a ghiaccio, abbiamo detto. Il fatto è che per ora neanche è sul campo di gioco. Non so se finisce la barra. E poi questo ancora non c'è. Ok, come non detto. Senti, intanto lo evochiamo, poi ne riparliamo. Non toccare Tifa. Sinergiche. Dobbiamo ricostruire la sinergia adesso pian pianino. Intanto facciamogli tipo una catapulta. Per caso ha evocato bolle d'acqua? No. Però mi insegue questi tsunami. Oh, hai capito la catapulta? Chi è che ha preghiera? Credo. Tensione, fantastico. Credo sia Tifa ad avere preghiera. Potrei fare ancora catapulta? No, vai di Stremant. Oh cavolo. Fantastico. Giusto per ricordare, sì, ce l'ha lei. Per ora come infierisco. Oh, fai sta roba. No, ancora due, no, siamo ben distanti, quindi facciamo così. I danni. Ancora. Tanto da fetta l'aria. Oh no, dai. Stanno sta lì, si guarda intorno tipo, beh, che devo fare io, regà? Niente, adesso finisce, non lo becca. Dai, 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 torna, torna qui, pescione, Magikarp. Oh sì, proprio appena il tempo per beccarsi. Oh no, you don't. Ma vai a quel paese. I don't think she's breathing. Hey, we need help over here. Ma guarda un po'. Ah, stavolta è Yuffie, non è Priscilla. She's so cold. Che ha bisogno della respirazione bocca a bocca. I need to get her breathing again. Maybe someone should go find a doctor? There's no time. Biondino in soccorso. Don't just stand there, help me. You're on chest compressions. Got it. Now, start. You picked the wrong girl, creep! What? Oh.
Those guys there are from the Splinter Cell. Splinter Cell? They used to be with Avalanche, but left after a policy dispute. Easy. They're guests of mine. And this one was trying to save your life. He was? Ugh, nice going, Yuffie. Call the guy a creep, why don't you? You big moron! Dump. Okay, Yuffie. Let's get you inside. You've had a rough day. Yeah. All right. Thank you very much. You're welcome. Not to be that guy, but kids these days, I swear. Now. Who's that? Another one of my guests. I seem to get a lot of them when the world's on fire. Sì, sto posto è una calamità per disagiati, evidentemente. Eh sì, bei ricordi del flashback di Yuffie, Intergrade. We really need to shut that reactor down. Priscilla. Thanks so much, you guys. Those were some fancy moves. Come punto interrogativo, sappiamo che si chiama Priscilla. È il delfino che comunque ha dato una mano, dai. Sì, la missione di Intergrade è di nuovo sta pagliacciata. I dissidenti. No, ciccia, loro so Avalanche, punto. Poi tutte le scemenze che hanno tirato fuori in Before Crisis, lasciamo perdere. Quanta metri la locanda? Beh sì, si risale di qua. Però, oh, bel posticino. Non sembra poi così inquinato, sai, per essere... Cioè, con quello che c'è sopra ti aspetteresti molto di peggio. Ho visto porti italiani senza ste robe di sopra. Molto più schifosi. Certo, magari non è esattamente zona balneabile, però... Ecco, certo non ti puoi abbronzare qui perché... Oh! Vabbè, anche per di qua si risale, immagino. Zitti un po', vedi la serendipità? Materia vitale. È stato easy come boss. Ocean's real quiet today. Too quiet. Something's brewing. I can tell you that much. When an old salt like me says you ought to keep... Hey, you guys are that Avalanche Splinter Cell, right? Now, how the hell did you... I just gotta say, I'm a big, huge fan of yours. HQ wishes they could be as cool as you guys. Well, we are pretty cool, but... Think we could sit down for a chat later? Got a teensy favor to ask. And gotta thank you for before. I suppose you could come by the inn tomorrow. Sweet! You won't be sorry. Promise. Later! I know. She laid it on pretty thick. But hey, she's just a kid. What's the harm in hearing her out? Maybe she wants your autograph. Come on, let's get ourselves some rooms. Vabbè, sì, carina sta roba. E adesso avrà molto più senso rispetto all'originale la sua unione con la squadra, vero, questo discorso che lei ha visto Avalanche in azione, ma non tanto per meriti qui del remake, più che altro per demeriti dell'originale, dove, lo ripeto, l'unione... alla squadra era completamente senza senso. Così troviamo una bambinetta cretinetta che gioca a fare i Power Rangers nei boschi, la stessa frase che ho usato in quel video, mentre stiamo inseguendo il cattivo più cattivo del mondo che vuole metterlo in crisi, la terra promessa, chissà sto pazzo che vuole fare, ma sì, permettiamo a sta ragazzina immatura, come un, con più di un bambino di 8 anni, di unirsi a noi, certo, tutto perfettamente senso.
Quindi ripeto, demerito dell'originale, ma comunque fa piacere che hanno corretto sta cosa. Hey, if it isn't the heroes of the hour, I heard about what you did for that girl. Thank you so much. Your stay is on us. We insist. It's the least we can do for you, really. Now then, how many we got? Will four rooms be enough? Could you make it five? Five it is. Oh, everything is comped. So if you need anything at all, just ask. Don't know about you, but I'm dying to put my feet up. It's nice to have the place booked up again for once. Gosh, when was the last time that happened? Cosa? 5 camere? Ma regà, cioè viaggiate da non so quanto tempo, siete a strettissimo contatto? Avete già dormito insieme in una camera, Claude Barrett Red e Tifa e Iris? Adesso volete una camera separata, una camera individuale per ciascuno? Ma allora vi odiate, cioè ditelo in faccia e sti cavoli. Ma porca miseria. Un bel posticino, posso ficcanasare, ma sì. It's open. Ah, è che sono tutte a letto singolo, magari. Vabbè, in una mettiamo una cuccetta per Red. Vabbè, per questo che si è incavolato lui. Aspetta, che conteggi aveva fatto quello? Aveva detto tre camere. No, aveva detto quattro camere. Quindi una per le ragazze, una per i ragazzi, una per Red da solo. No, che conteggio aveva fatto? Non ho capito. Hey, so about that Yuffie kid. What do you think she wants with us? Be honest. Maybe she wants to join Avalanche. Normally I wouldn't turn anyone away, but she's just too young. Don't have the time or patience to babysit. I'll break it to her gentle. Sì, infatti anche sta roba, adesso anche lui mi vuole bene, che bello. Shinra didn't waste any time getting our names and faces out here, did they? Adesso come ve la giocate sta cosa? Lui ha detto che non vuole farla. I know, I felt the same. It was like they were sucking them straight out of my head. Ah, questi parlano ancora dei caspita di Numen. Ma con chi sta parlando? La voce era Iris, ovviamente. And the worst part is that I don't even know what's missing. Only that something is. Like it's on the tip of my tongue, but I just can't remember. Damn whispers. Speaking of, you seen them lately? Cloud. Who's in there with you? Oh. Red. Thought it was someone else. Nope. All clear here, officer. Well, hope the rest of your patrol is just as uneventful. Ah, ok, cioè non è ok il discorso sempre dei Numen, questo discorso che hanno perso i ricordi. Però ok il discorso della voce, quindi. Sì, perché nell'originale c'era sta cosa. Cioè, era una voce molto più, come dire, meno profonda rispetto a quella che sentiamo normalmente da Red. Questo perché nell'originale c'era sta cosa che dopo Cosmo Canyon cambiava il modo di parlare di Red. Ovviamente solo coi sottotitoli, non c'era il doppiaggio, ma nel modo di esprimersi sembrava più maturo da dopo Cosmo Canyon. Quindi sicuramente è un riferimento a quella cosa, ma per come la stanno facendo qui sembra che con Iris Red ha utilizzato la sua vera voce naturale. Però con gli altri la fa più profonda perché magari si vergogna della vocina un po' più giovanile che ha normalmente. Cioè questa è l'impressione che mi hanno dato. Faccio un giro, passo da tutti, facciamo chiacchiere. Rubo cose innanzitutto, scusami Iris.
Magari ci sono le mutande ortopediche di Iris. Asta imperiale, ok. Vabbè, poi vediamo. Sempre belle le armi, questo discorso delle materie incastonate. I don't know about you, but it feels like we've been on the road forever. Like Midgar's ancient history. I wonder how Mom and Marlene are holding up. Homesick? Mm-mm. No time for that, not with Sephiroth around. Mm. So, a little random, but do you remember the first time we met? Mi è pioppato un fiore. You shoved a flower in my face. It's called a gift, Cloud. I saw it, you know, in a vase at Seventh Heaven. And I seriously doubt you're the one who put it there. Hey, I mean, you never know. Some advice? Never re-gift a present from a girl. Especially if you're just gonna give it to another one. Noted. Water under the bridge. But next time... Ok, aumentato il come si chiama, mi fa piacere, perché non mi viene da rispondere male a ste cose, per carità. Il problema è che... Cioè, vorrei ci fossero questi dialoghi carini e pucciosi senza influenzare sta cosa dell'appuntamento. Poi vabbè regà, se sarà con Iris, con Barrett, la prendiamo in simpatia, pazienza, nessun problema. Ad esempio nella prima parte del remake c'è stata quella sequenza là dell'incontro notturno, quando Claude è a casa di Iris e lei è già stata rapita. E a me è capitato quello con Barrett, che è stato comunque uno scambio di parole interessanti. Però magari uno si aspettava, no, quello con Tifa o quello con Iris, vabbè dai, no problem. Quello di Iris tra l'altro ha dei problemi, lasciamo perdere. Red, è stretching. This town reeks of fish and brine. Should Shinra come calling, I doubt I'll smell them till it's too late. Not good. Thankfully, my ears are unaffected. I'll let you know if I hear anything unusual. Beh sì, forse avrei potuto scegliere l'altra come opzione migliore. C'è un po' poco tempo, ci ho messo mezz'ora per leggere la prima opzione. Sì, ma dov'è Tifa? No, raga, io non vado da nessuna parte se prima... Scusami, eh. Dov'è Tifa? Magari al piano di sopra? Eh sì, per forza, perché le camere qua sono finite. Oh, hey. Perfect timing. I was just about to come find you. Yeah, I... You... regret what I said in calm. Oh. Come in. I should have never doubted you. It's fine. I never should have doubted you either. Say, do you remember a guy named Emilio from Nibelheim? Oh, cavolo. The general store kid? Yeah. Anyway, he left the village right before you did. Thought I'd never see him again. Then one day last year, he shows up at Seventh Heaven. I couldn't believe my eyes. He was all grown up. Didn't even recognize him at first. Really? Yeah, and what's more, the woman who walked in with him was stunning. Like, she could have been a model, and... You're not interested, are you? Not really. But I'm happy to listen, so go ahead.
It's okay. Forget it. Was this another test? No, it wasn't. I... Why deny it? I guess it was, huh? I'm sorry. It's fine. We'll find time to talk. Just the two of us. Figure things out. Just be ready to spill your guts, huh? With my iron stomach? Night. Lui ha detto anche questo un altro test. Cioè, quindi è come se anche lei avesse detto a lui: guarda che non sono sicuro che tu sei davvero tu, qualcosa non quadra con ciò che ha raccontato di Nibelheim. Cioè, per lui poter dire questa cosa, no? Questo discorso era un test per vedere come reagivo. O è un altro test di un altro tipo, o il senso è questo qui, no? Come se Claude stesse dicendo: vuoi mettermi alla prova perché credi che io non sia io, come gli avevo detto a te, a Calm? Ma se è così non ha senso, perché Tifa non ha detto a lui direttamente qualcosa non quadra in ciò che hai raccontato a Nibelheim. Cioè che ha raccontato di Nibelheim a Calm. Quindi o mi sono perso qualche cosa, o sono persa gli sviluppatori, o c'è un big misunderstanding, un fraintendimento. Turn in early tonight. Nell'originale c'era un momento in cui loro due parlavano dopo il riposo. Santo cielo, scheletro di un mega pescione. Credo questo lo sostituisca un po', quel dialogo. Però boh, sono ancora perplesso per sta roba. Dov'è la mia camera? Vedo le faccine sorridenti. Quella verde è quella di Iris, quindi è un passo avanti a Tifa per ora, sta cosa non va bene. Non posso fare l'appuntamento con tutte e due a Gold Saucer? Nell'originale, durante il riposo succedeva una roba che era super incasinata, beh, magari un po' esagerato. Manco ne ho parlato nel mio video sui difetti, perché è una roba un po' così. Vediamo che succede qui durante il riposo. Si prepara gli addominali. Ok, forse è meglio così che non c'è niente, sai che ti dico? Come on in, guys. Hey. Okay. Now that the gang's all here, it's time you got to know me. My name is Yuffie, materia hunter and elite ninja operative for the interim Wutai government. I left my beloved homeland behind to bring an end to Shinra's reign of terror and prove that Wutai's not to be trifled with. Wutai? Yep. Which brings me to that little favor I mentioned yesterday. Long story short, I want you to join me. HQ,
They just didn't understand. But you guys get it. Don't ninjas creep around in the dark slitting people's throats? I mean, we've done some shit, but we ain't about to stoop that low. I resent that. Although, that is something we do. Che, boh, c'era un sottotitolo. Traveling alone so far from home is expensive. So I've been moving from town to town, hustling, scraping together enough scratch to keep sticking it to the man. Until, that is, I came here. And lucky I did, because I met Rhonda. She offered me the gig of a lifetime, an assassination. And guess who the target is? Seriously, guess. Just spit it out already. Who else but a certain company's new president, Rufus freaking Shinra! That crazy or what? And that douchebag will be here any minute now. Up there here, anyway. Enjoying his fancy inauguration parade. These people had their country stolen from them, and then their sunlight. Junon demands revenge. So when the president steps out... Oh, wow. Tell us more. Okay. You want to know how Rhonda's planning on paying me? With your bounty, suckers. What? Wow, gotta hand it to her. The lady works fast. Well, this was fun. See ya. Hey! I know you're in there, my friend. If you manage to get away, you should try to find Priscilla. She'll get you topside. Now, you don't want to make me come in there and fetch you, because I would love to do it! Who's that? Coglione. A pain in the ass. Let's go.